400 soci, 97 dipendenti, 2 stabilimenti, 2.620 quintali di latte lavorato giornalmente, più di 73 milioni di euro di fatturato. Attraverso Agrifom esporta in tutto il mondo e la produzione è cresciuta del 6%. È la carta d'identità di Latterie Vicentine, il polo più grande italiano per la produzione del formaggio Asiago DOP. Stamani in visita allo stabilimento di Bersanvido l'europarlamentare Damiano Zoffoli, membro della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare. Prosegue intanto il confronto Italia-Europa sul latte in polvere e il furto di identità ai prodotti made in Italy. Noi abbiamo tutto l'interesse, per esempio, alla tracciabilità e quindi lavoriamo, per esempio, per la certificazione, per il made in. È una battaglia difficile, ma che io penso debba caratterizzare la nostra azione. Intanto Latterie Vicentine ha investito in termini massicci sulla sicurezza alimentare. Sicurezza alimentare non può essere un qualcosa che si ha o non si ha, insomma si deve avere, e in tal merito abbiamo investito insomma parecchi soldini proprio per garantire al consumatore finale la sicurezza di ciò che porta in tavola. Ecco, per quanto riguarda invece le normative europee, questa famosa querela del latte in polvere? Noi non ci riguarda assolutamente, noi siamo un'azienda che raccoglie il latte quotidianamente e che di fatto porta in tavola un prodotto ancora genuino, locale e sicuro.